Assessore, questa sera incontro Confcommercio per parlare delle opportunità che la Regione offre attraverso questi bandi regionali. Sì, naturalmente fare il punto sui bandi, sulle opportunità, sulle possibilità, dire esattamente a chi sono rivolti, chi sono i beneficiari di queste azioni, ma soprattutto vorrei fare il punto sulla qualità progettuale che deve essere non trascurata nella maniera più assoluta, perché forse ancora in Calabria abbiamo qualche carenza di questo tipo, quindi solo i migliori progetti potranno essere presi in considerazione e raggiungeranno la loro effettiva efficacia nell'ambito del tessuto produttivo calabrese, e quindi ci tengo molto a mettere in evidenza questo aspetto, perché l'istituzione fa la sua parte, mette in campo le risorse, cerca di spenderle bene, quindi di investirle piuttosto che semplicemente spenderle, ma naturalmente ci deve essere una contropartita da parte del tessuto produttivo, del tessuto imprenditoriale, che ci consenta di fare quel salto di qualità di cui oggi abbiamo realmente bisogno. Presidente, sono tante le opportunità che attraverso i bandi regionali l'istituzione offre all'impresa, un'impresa che però deve essere pronta a stare su questo mercato. Ma diciamo che il mercato che oggi, attraverso il quale le imprese si vogliono affacciare, è un mercato difficile, e ancora di più nella nostra regione. Ma come Confcommercio vogliamo dare un taglio a questo modo di immaginare e di pensare una difficoltà nella dinamica delle piccole e medie imprese. Non vogliamo trasmettere ancor più la necessità per le aziende, anche piccole, di dover immaginare che l'accesso alle risorse economiche pubbliche, alle misure previste anche dall'ente regione, siano appannaggio di pochi. Vogliamo trasmettere delle informazioni precise, vogliamo dare la possibilità alle piccole aziende di poter accedere anche ai bandi e di essere supportati dal sistema di Confcommercio, un sistema che vuole interpretare i disagi, i bisogni e le istanze delle piccole aziende, ed è per questo che metteremo a disposizione, attraverso la nostra struttura, metteremo a disposizione un sistema di consulenze che possano anche monitorare da un lato e dare la possibilità alle aziende, soprattutto quelle giovani, di poter capire attraverso quali mezzi, quali modi e soprattutto quali sono le misure importanti attraverso cui un'azienda può realmente crescere e immaginare uno sviluppo.